Ciao ragazzi, ed eccoci qui con un nuovo gameplay di Metro Last Light. Ci troviamo esattamente nel punto dove ci eravamo interrotti precedentemente e credo che dobbiamo di nuovo salire sul carrello dopo aver avuto un incidente catastrofico perché no, non possiamo andare avanti. C'è qualcosa che blocca la strada. Come funziona sto robo? Ok. Mi ero dimenticato i tasti per farlo partire, bene. Cominciamo proprio bene. Allora, aspettate che qui sento un rumore della maschera e il filtro che devo cambiare. Allora, volevo dire un paio di cose prima di prima di parlare un po' su Metro. Comunque, cos'è sta roba? Ah, ok. Ah, oddio. Merda! Cosa succede qua? Bella! Chi va là? Fermi o Va sparo, bene, siamo sono armati. armati. Siamo armati. Lo giuro Comunque, sul tanto che lieve. questi non capiscono una mazza, Non stavo sembra per uno vi dei stavo tabaccini. Non dicendo riconosco l'uniforme. che ho creato una Lei è pagina uno di noi. Facebook. Guarda quante armi. Siamo tipo Non 5 sparare, admin, io fratello. sono uno di Siamo dei questi. civili. Ci sono Quindi l'abbiamo donne e creata da 2-3 bambini qui. giorni. Vivi Io e vi lasci metterò il link vivere, in descrizione del ok? video. Siamo E credo rifugiati anche della linea proprio rossa. che passi in In mezzo al pratica video il qui link. comando io, anche se non c'è Andate a nessuno mettere da mi piace se comandare. vi piace la pagina Tutti gli uomini perché capaci ci hanno preceduti di non pochissimo con c'entro con i l'altra carovana. videogiochi. Pensavano Votate e di commentate questo proteggerci, video, ma iscrivetevi sono al stati canale se vi va. Poi attaccati. Abbiamo sentito degli spari. avete visto che la E grafica ora di YouTube è hanno cambiata già da smesso, 2-3 ma non settimane, io credo me ne che i sono nostri sempre siano dimenticato. sopravvissuti. Ma devo dire che è Quindi sempre peggiore ogni possiamo volta che la modifica, continuare. fa sempre E se cagare torniamo comunque. indietro, E volevo ci chiedere se espongono qualcuno lo di voi squadrone di poteva realizzare un esecuzione. BG o Tu comunque uno sembri uno che ci sfondo sa per trovare la bene. nuova grafica Ci YouTube. aiuteresti? Se è Non è interessato per me, a farmi davvero, questo, ma sono diciamo, in pena BG, per i me lo scrivi in bambini. chat, me lo scriva in chat, Allora, adesso in che facciamo? messaggio privato, così Non litighiamo almeno senza di loro. ci mettiamo d'accordo, Cosa magari lo pensi metto di nei dirgli? consigliati, le Dillo metto il subito link che sulla non ci pagina, metto il link un po' nei video, roba varia. Allora, ok, qua mi ero dimenticato perché stavo parlando della roba e quindi mi ero dimenticato che potevamo passare ed ero rimasto lì fermo come proprio un imbecille. Allora, però spero che basta questo livello sul carrello, spero che non sia anche perché l'altro è a metà sul carrello e questo qui speriamo di scendere, anche perché guardando la mappetta direi che dobbiamo ancora andare avanti. Ok, devi andare in là o no? Cos'è? Cos'è? Cos'è sta roba? Cavolo! No, 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 come si cambia arma? Non me lo ricordo. Oddio. Porca miseria. Ero distratto a parlare e partita la musica a caso con tutti che mi sparano. Fortuna che abbiamo il nostro AK mega fortissimo che avevamo trovato nel livello precedente. E ma questi qua mi vedono o no? Ah no. Sì. Ok, vediamo un po' di munizioni in giro. Perché sennò rimaniamo scarichi e siamo veramente fottuti in questo gioco. E qua? Ok, vai. Si è incastrato in una borsa, si era incastrato. Muori, verme! Muori, muori. Dove siete, luridi porci? Venite qua che vi do. Vi faccio vedere io chi comanda sto gioco. No, questa valigia non si apre. Peccato. Volevo Faccio più. sparargli. No, vabbè, sleghiamolo, chi se ne frega. Ma è Scusi, mortale. amico. Oh, Pensavo cos'è di sta essere storia? riuscito. Volevo Mi eri ammazzarlo quasi tu. io. I bambini, le donne. Di nuovo proseguiamo con il nostro Sposto il amatissimo carrello così carrello. puoi proseguire. Il nostro carrello amato da tutti noi, ormai conosciuto. Ci accompagnerà sicuramente fino alla fine del gioco. Se va avanti così, sì, eh. Qui no, pensavo fosse una scatola. Vai, continuiamo con la nostra macchina. Sì, ma è distrutta, è proprio. È tutta ammaccata.
Non l'ho fatto apposta. Veramente, pensavo fosse passato il tipetto. Vabbè, dai, continuiamo su questa strada. Qui? Vabbè. Mi non so neanche a che punto sia del gioco, più che altro. Come si mette la maschera? Oh, wow, wow, wow. Non ho maschera? E qui come esco adesso? Fate a pace con lo stronzo, gente! E boh, perché prima della storia della maschera, che prima avevo sentito il rumore del tipo dei filtri finiti, pensavo che ci fosse l'aria radioattiva, invece non è vero. Sono dei burloni questi. Sì, vabbè, qui... qui mi ammazzano tra poco. Non potete uccidermi, come si accende la torcia? No, fermi, un attimo, fatemi accendere la torcia! Tregua un secondo! Fermi! Oh, acceso. E se no non ci vedo niente. Non c'è chi... quel maniaco col laser. Ma le munizioni stiamo messi bene, devo dire. Ma che cacchio? Porca! Miseria, c'è una granata! Me la sono fumata la sta granata. Io ho sentito il rumore di una granata e sono fuggito come una gazzella in preda a una gazzella. Vabbè, qui volevo un attimo girare per vedere se c'erano munizioni o comunque valigie che si possono aprire. Ma vedo che non c'è assolutamente niente. Avevo visto due nemici ancora, giusto? Però dove sono? Qua. Eccolo. Uno e due. Li abbiamo inculati per bene. E ora proseguiamo? No, dobbiamo andare qui, mi sembra. Sì, beh, ma non so come. Come andiamo? Vabbè. Non lo so, guardate. Allora, proviamo a ragionare. Di là non si può passare perché comunque c'è la barriera. Di là. Eh sì, altri due. Ah no, ce ne sono ancora vivi, ecco com'è. Allora, si deve entrare pure. Oh, un'entrata. Finalmente. E se no, sti qua non li avrei mai uccisi. Sarei rimasto qui 20 anni a girare come un idiota. Munizioni, munizioni che sono indispensabili per questo gioco, ma per tutti i giochi. Spegniamo un po' la luce, che tanto ci vediamo la nostra torcia personale. E direi di proseguire lungo... ah no, dobbiamo aprire la porta. E proseguire di nuovo col carrello. Ma che rottura di palle che ha sto carrello. Vediamo se ci sono note nelle vicinanze. Due medikit sono perfetti per noi, perché veramente ne avevamo usati due precedentemente, quindi adesso ne abbiamo ricaricati come se non ne avessimo mai usati. Vai. E proseguiamo il nostro viaggio, lungo viaggio, la nostra odissea nelle gallerie. Allora, qui niente. Cioè, voi fermatevi e andate a vedere tutto, qualsiasi cosa. Io poi me ne vado avanti così, per finirlo anche veloce, anche perché... e questi? Ah, è morti. No, 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 dove devo andare? Adesso, dritto. Ok, morto. Oh, finalmente la nostra corsa è finita. E mi sembra che dobbiamo andare a destra. Però... sbaglio, ho vinto comprensione. No, sì, ho vinto comprensione. Vabbè. Proseguiamo.
Obiettivi non ne sto sbloccando neanche uno, anche perché non li so, io non ho ancora letto gli obiettivi. Voglio che sia tutto un mistero, perché poi lo giocherò per la prima volta. Cioè lo rigiocherò, scusate, dopo questo gameplay. Però qui, ragazzi, io non so dove andare, perché mi dici di andare dritto, ma io non ho una torcia, quindi non posso vedere dove andare. Stavo dicendo che dopo aver finito il walkthrough, diciamo, di Metro, continuerò a giocare, quindi volevo fare una seconda partita per sbloccare tutti gli obiettivi, visto che sono abbastanza semplici, e almeno guardarmeli un po' e studiarmeli un pochino. Ah, però dove vado? Mi dici di andare dritto questo maiale qua? Qui c'è una borsa, qui c'è un cu allora, qui c'è una stanza. Ma che cavolo? Mister, dovevo solo raccogliere è qui? Sono sicuro che de io devo andare qua. Però non mi fa passare. Ehi, dimmi dove andare. Probabilmente taglierò questa parte, perché non ho la minima idea di dove io devo andare, più che altro. Se non... Aspetta, non ditemi che devo azionare questo. No. Qua 100% che io non debba andarci. Guarda, mi dice di andare qui dentro. Ma qui dentro tutti sti ragni e mosche che volano intorno. Porca miseria. È un treno questo, non posso spostare un treno. Chi sono? Allora, usa il vagone per raggiungere Venezia. Pavel sa dove hanno portato il tetro. Trova Pavel a Venezia. Pavel era quel maiale che ci ha tradito, giusto? Noi le nostre abbiamo prese di cose. Ci sono dei tasti per sdraiarsi sto gioco? No, eh. Questo gioco non ci si può sdraiare. Ma io li provo tutti i tasti, quindi. Magari proviamo. Sono sicuro. Sono certamente sicuro al 100% che io devo andare qua. Ma secondo me non devo andarci, basta, torniamo indietro. No, è inutile tornare indietro perché... Che rottura di coglioni quando c'è sta roba, devo smetterlo, questi giochi qua. No, ma dai, scusate, ma... Voglio ben dire, cioè, mi dice il coso, secondo me si è buggato di brutto questo gioco. Devo ricaricare dal catch point e rifare tutto. Perché qua non si smuove niente. Dov'è la custodia del gioco? Ahia, mi sono fatto male la testa. Ho sbattuto le cuffie. Ora voglio andare a vedere le mosse del gioco. Cioè, non è possibile che non esista sdraiarsi. Nell'uno non esisteva. Ora andiamo a vedere sul joystick. Ecco qua. Spara. Attacco corpo a corpo. Salta, abbassati. Se no, usa. Abbassati è questo. Non c'è sdraiati. Beh, logico, non c'è mai stato, però dico, se uno deve... Vabbè, sentite. Già un botto siamo qui, questa parte la taglio. Scoprirò come fare e lo metterò, perché è una cosa veramente terribile questo gioco quando si blocca in questo modo, in questa maniera. Allora. Non ho una granata, qualcosa. No, non ho bombe, granate. Sì, ho una bomba. Magari esplode tutto. Ma
Vabbè, io ho fatto saltare un paniere, ho spiegato tutte le granate, ma... Via! Oh. Vabbè, guarda, facciamo così. Stoppiamo... Cioè, taglio qua, taglio, guarda. Ok, ragazzi. Sono riuscito a capire come superare il pezzo nel quale mi ero bloccato. No, veramente, è una cosa veramente da newbo, perché bastava tornare indietro. Io ho sbagliato perché non avevo visto il cambio e sono andato dritto e ho preso solo delle munizioni e comprensione, mentre dobbiamo girare a destra, quindi fare tutt'altro. Allora, sento dei rumori strani, non so cosa sia quel coso lì. Distruggiamo tutto. Oh! Credo che possiamo abbandonare il carrello. Io, boh, non so quanto duri perché ora sono a 19, ho fatto 5 minuti che dovrei tagliarli. Quindi, boh, facciamo ancora 5 minuti, dai. O finiamo il capitolo che è meglio, dai. Almeno usciamo da questa zona, proviamo. Ok. Questa zona infernale, sempre piena di cose strane, di trappole, di posti segreti, la nostra torcia che si spegne sempre. Oh, abbiamo acceso la torcia. Sono io o ci sono veramente dei rumori strani in questa zona? No, ci sono dei rumori strani. Allora, bisogna entrare in sto treno. Ora ho problemi ad entrare in un... Ah no, ok. Siamo entrati e dobbiamo uscire più velocemente possibile perché questo posto è veramente... Oddio. Eh sì, ma no, 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 sentite, ma che cacchio è sto qui adesso? Ragazzi, è terrificante stare qui, questi rumori. Anche perché ho le cuffie giganti dove sento tutti i rumori. E sento, non vedo niente, però sento un botto di, come si dice, di urli, ululati, strani, dei mostri che girano, li vedo tutti enormi. Porca miseria. Allora, vabbè, abbiamo il canne mozze, quindi niente ci può far paura in questo livello. Qui c'è una trappola. Noi... Oh, è un campanello. Ecco, tiriamoli tutti. Ah no, sta arrivando! Ho chiamato la barca! Ok, prendiamo la barca e dopo direi di... cioè di andarcene però, di stoppare il video. Ma questi esseri cosa sono? Non sono Nosalis, non sono... O sono Nosalis super geneticamente modificati? O comunque migliorati rispetto al primo metro? Allora dai, su, ho sbagliato. Venite, no, brutti maiali. Eccone altri. Corriamo, sennò qui giriamoci e spariamo. Vai. Sì, ma io li sparo, non muore questo. Ma ragazzi, sono troppo... Non li vedo io il problema, cioè non so quanti siano, se sono 20 che mi circondano. Mi muovo per questo. Allora, in due colpi li facciamo fuori, quindi direi di continuare a usare questo canne mozze. Anche perché la pistola non li uccide in un colpo, perché mi serve per gli umani, che è veramente bestiale contro gli esseri umani. Ma è assatanato questo qui! È veramente assatanato! Vabbè, sentite, eh.
Oh, ce l'ho fatta. Porca miseria. Ma spara a chi? Aspetta che prende carico il cane monster, che non voglio ucciderli. Cioè non voglio sprecare troppe munizioni. Ma finché non salgono sulla barca siamo sicuri. Ok. Ok, ok, me lo puoi dire dopo. Ora entriamo nel canale. Lo so che sono un pazzo schizzato, ma Artyom è un pazzo schizzato. Va bene ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo col prossimo gameplay, che sarà domenica, perché ho deciso di caricarne due settimane, come avevo detto all'inizio, e faremo mercoledì e domenica. Ciao a tutti ragazzi. Presto attraccheremo a Venezia. Pavel probabilmente è già lì.